amiche e amiche del web, benvenute in questo nuovo video, ben trovate nel mio canale. Ieri sono stata da Maurice e ho trovato tantissimi prodotti a 99 centesimi, ovviamente tutti a base di cosmetica. E ho voluto prendere diversi smalti di tanti colori un po' primaverili, anzi quasi estivi, e anche dei lipstick matte da provare insieme a voi e vedere un pochettino se ci piacciono. Partiamo dagli smalti, ho preso queste tre colorazioni che adesso vi faccio vedere, vi mostro. Molto molto carine. Allora, questo è un coral red, quindi un rosso corallo, e mi ha fatto pensare molto alle serate estive. È veramente molto carino. Poi mi sembra un bel colore pieno, quindi lo voglio provare. Poi vabbè, questo è un po' più classico, è un nude tipo latte, bello bello bello. E poi ho preso di nuovo sempre questo qui, il pinky, molto molto carino, mi fa pensare tipo effetto Barbie, già l'effetto Barbie. E io di mio avevo comprato questo Lovely Red, già ve ne ho parlato in un video precedente, però lo stendo così facciamo uno swatch completo di questi smalti che sono della linea di Maurice, Seta Blu. Io non ho lo smalto, quindi adesso partiamo, voglio provare immediatamente questo Coral Red, vediamo un po' di che colore. Se è bello, se ci piace. Allora, lo smalto mi piace perché è molto liquido, cioè non è pasticcioso, non è colloso. E il colore è questo. Bello, cioè già solo con una passata, guardate che bell'effetto. Mi piace. Bello, poi a me sinceramente questi colori un po' accesi mi piacciono molto sulle unghie, quindi però voglio provare anche questo adesso, proviamo il nude, vediamo come esce. Ve lo faccio vedere, chissà se questo già con la prima stesura. Allora, questo nude lascia un po' di striscette appena si stende. Vedete? Lascia un po' di striscette, secondo me con una seconda passata potremmo risolvere il problema, che poi in realtà visto, sì, con una seconda passata già va meglio, visto sull'unghia sembra quasi bianco, cioè molto molto carino, bello, non so se con la luce si vede, è di poche pretese, però carino, magari anche con qualche glitterino se piace metterlo, insomma, per 99 centesimi ragazze. Adesso proviamo il pinky, vediamo un po' com'è questo pinky. Ho grandi aspettative per il Pinky che mi piaceva tantissimo appena l'ho visto. Scusate se guardo giù, ma ovviamente sto cercando di stendere lo smalto. Allora, anche questo Pinky quando lo stendo, un po' come il Coral Red, già con una sola passata il colore è bello pieno, è bello pigmentato, cioè ha un finish che mi piace molto. E adesso vi mostro un po' sbafato. Eccolo qua, non so se mette a fuoco. Forse con la luce, ecco, rivolto alla luce, cioè comunque sono colori lucidissimi. Bello, mi piace anche tanto, però il mio preferito fra tutti al momento è questo, è il Coral Red. Adesso mi faccio una passata anche del Lovely Red e vi faccio vedere un pochettino qual è la differenza, così se magari volete provare ad acquistarli potete avere un quadro più completo della situa. Beh, Lovely Red è molto bello, infatti. Allora, eccolo qua, ragazze. Ci siamo quasi, scusate. Eccolo. Sembra che somiglia a questo, ma in realtà è un po' tipo un color fucsia, amaranto, ciliegia, insomma. Ecco, questi sono gli smaltini. Spero che vi piacciono, ve li faccio rivedere. Penso che si trovano in tutti i Maurice, insomma, non credo che ci sia solo qui da me dove sto io. Ecco qua, sono questi. Fatemi sapere se vi piacciono. Adesso vorrei passare invece a mettere i lip cream matte. Vediamo un pochettino, ho preso tre colori, vediamo se sono belli. I colori sono praticamente questi, magari ve li faccio vedere. Ecco, così forse vedi già il riflesso della luce. Oh, così ci siamo. Sono questi tre. Dunque, questo è lo 04 ed è tipo rosso corallo, tipo come lo smalto. Infatti, mi è piaciuto per questo e voglio vedere se effettivamente è così pigmentato come sembra dall'astuccio, dalla confezione. Questo è tipo un ciliegia. Tipo un ciliegia, però tipo perlato un pochettino.
pure molto carino da provare, vedere l'effetto sulle labbra, mentre questo è tipo nude, anche questo, dunque questo è il 05, mentre questo è lo 02, ed è così. Io partirei da quello più chiaro, così non mi si pasticcia troppo la bocca, altrimenti poi non si capiscono bene i colori. Proviamo a partire con questo, adesso lo apro insieme a voi. Così. Colore dentro, vabbè, così. Ok, proviamo. Mi sono presa uno specchietto lampo e proviamo a vedere un pochino com'è. Allora, la consistenza è cremosa, forse un po' troppo chiara per me, però con una matita un po' più scura potrebbe andare. Le labbra sono morbide. Sì, sono abbastanza morbide, però tende ad asciugarsi subito anche perché il finish è matte, quindi comunque deve asciugare. La durata, vediamo, testiamola insieme, non so quanto possano durare, però secondo me è un bel, cioè, un bel effetto, mi piace, un effetto comunque molto, molto tenue, molto carino. Questo è appunto lo 02, quindi se vi piace sapete che lo 02 ha questa tonalità di colore. Adesso mi levo questo e provo lo 05, vediamo un po' com'è. Ora, come sono andata a toglierlo, vi posso dire che secondo me la tenuta deve essere abbastanza buona ed omogenea, perché già come sono andata ad eliminare, era difficile quasi tirarlo via, quindi vuol dire che prende bene sulle labbra e resta. Quindi vediamo, vediamo, poi farò magari una recensione più in là. Ovviamente in pochi secondi non posso dirvi se è effettivamente un prodotto validissimo oppure no. Comunque, proviamo quest'altro. Allora, vi faccio vedere com'è. Questo appunto vi dicevo lo 05, tipo colore amaranto, però un pochettino più perlato, perlescente. Vediamo sulle labbra l'effetto che fa, sono curiosa. Se vi piace questa tipologia di video, magari lasciatemi un like, così so se può interessarvi o meno quello che, quello che vi propongo. Adesso provo, eh. Che bello. Bellissimo. Mi piace, molto molto carino. È molto simile ai colori che io utilizzo abitualmente, in effetti. Bello. È molto luminoso, anche se è matte, devo dire, è molto luminoso, mi piace. Una via di mezzo fra un rosso, un ciliegia, molto molto bello. Voi che ne pensate? Che mi dite? Questo, bello. Io mi guardo allo specchio e mi guardo. Sì, perché dallo specchio dà un effetto, invece dalla camera ne dà un altro. Però devo dire, è molto molto bello. Solo effettivamente le labbra sono un po' secchine. Vabbè, proviamo. Andiamo con lo 04. Questo rosso che mi ispira tantissimo, vediamo un pochettino come sarà. Mi strucco e rivengo. Ho le labbra un pochettino rosse, stavo notando, perché poi comunque come vai a levare un pochino sfregando è così. Comunque proviamo questo qui e vediamo un pochino com'è. È molto acceso. Sono molto pigmentati anche questi, eh. Un po' come gli smalti, sto usando sempre questo termine, ma in realtà è proprio quello che mi viene più spontaneo utilizzare quando vedo dei colori così vivi. Voglio mettere meglio, perché qui sull'arco di Cupido ho fatto un casotto. Diciamo che
Come colorazione è carina, ma non mi fa impazzire perché è un po' troppo aranciata. In effetti, questa colorazione, infatti, ridà tantissimo allo smalto. Non mi fa impazzire questo. Infatti, quando l'ho acquistato ero indecisa se prenderlo o meno, proprio perché so che non è un colore che mi sta particolarmente bene, però ho voluto provare. Quindi questo boh, non saprei. Però gli altri due devo dire che sono molto 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 carini. Adesso non so, ditemi anche voi la vostra, sono molto curiosa di conoscere il vostro parere. Amiche e amici del web, questo breve video è finito. Lasciatemi un like se questa tipologia di video vi piace, come sempre. Ovviamente lasciatemi anche un commento perché mi fa sempre tanto 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 piacere salutarvi, conoscervi, anche i nuovi iscritti, ma anche quelli che ci sono da prima e che mi sostengono e mi supportano. E questo mi fa tanto tanto piacere, come sapete, io in ogni video devo sempre comunque ringraziarvi o abbracciarvi virtualmente perché ci tengo particolarmente a voi. Bene, io vi mando un abbraccio virtuale, vi saluto calorosamente. Se non ti sei ancora iscritto o iscritta, iscriviti al canale per restare sempre in contatto con me e attiva la campanellina. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!